Ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla Silent Sands. Nello scorso episodio abbiamo fatto la oasi e le rovine di, non mi ricordo, di uno dei due. E siamo a tre artefatti, quello dell'abilità, quello del wisdom e quello dell'agilità. Mentre mettevo il modpack, aneddoto curioso ragazzi, ho scoperto che una cosa che, boh, non lo so, che questi blocchi cesellati sono del ferro grezzo, senza la texture pack. Vi faccio vedere. Ecco, vedete? Vabbè, piccolo aneddoto che non c'entra niente con la mappa, possiamo andare avanti. E no, il fatto è che come ti viene in mente di piazzare del ferro in un della pietra liscia, che ne so. Vabbè. Non sono io a decidere cosa mettere. Allora, abbiamo fatto tutto. Siamo andati nel Raki e dobbiamo andare nel Roaki. Andiamo nel Roaki. Fast travel, ok. Qui. Due smeraldini. Flight 404. Cargo newspapers. Giorno 17 marzo 2020. Siamo nel futuro. 17 marzo 2020. La città di Hermil è stata chiusa, closed down, non so che cazzo voglia dire. Chiusa, penso. La ragione è sconosciuta, ma ci sono delle voci che parlano di un'esplosione. Magari ha qualcosa a che fare con l'organizzazione BC. Daily Time News by the New York Times. Non ho capito. Va bene, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Vediamo un po' che cosa si nasconde in queste invece altre rovine. Questa penso sia la penultima o ultima parte di questa mappa e se sarà la penultima farò una parte dedicata solo a quello che c'è dentro la piramide principale. Allora, qui c'è una chiave che può essere piazzata sull'ossidiana, una leva. Sarebbe stato bello che ci avesse messo una textura, una leva, però evidentemente non gli è riuscito di inserirci. Qui c'è una chest con due smeraldi. Lì si scende, ma sopra. Qui c'è una chest con quattro smeraldi. LOL, bello. Ok, qui c'è una roba in coop. Ok. Destino, ma non lo leggo perché tanto è coop. Smeraldi, ottimo. C'è un'altra chiave e sei smeraldi. Perfetto. C'è una botola qui. Cosa c'è? C'è una. No! Che cosa c'è scritto? Who disturbs my slumber? Ma praticamente era una bara e abbiamo disturbato chi c'era dentro. Checkpoint, vabbè. Facciamo questa parte. Non sapevo che attivasse quella roba, ragazzi. Facciamo questa parte di parkour che tra l'altro è facilissima. Tesoro ottenuto. Risaliamo. Non so dove ci possa portare questa scala. Ci potrebbe però portare. Ah, ci porta dentro una porta. Ah, era una roba all'esterno praticamente. Qui c'è la roba coop. Ok, lì ci siamo stati. Qui c'è un'altra chiave. Ok, perfetto, uno smeraldo. E c'è un'altra chiave, quattro chiavi. Non so dove vanno messe però. Per sicurezza controllo non c'è niente. Qui c'è un pozzo. Ah, il pozzo iniziale. C'è qualcosa? C'è. Quanti smeraldi! 14 smeraldi erano. Non so se ho contato bene. E niente, ragazzi, non ci resta che entrare dentro questa cosa e vedere che cosa c'è. Probabilmente dovremo piazzare le chiavi qui per aprire qualcosa che non so cosa. Trova le quattro chiavi. Ah, già trovate allora, perfetto. No, qui ce n'era già un'altra. Qui c'è un'altra ancora, qui c'è un'altra ancora, qui c'è un'altra ancora e qui è l'ultima. Qui? Ah, serve una chiave segreta. Ma intanto prendiamo l'artefatto, ragazzi. Solite esplosioni tattiche. E abbiamo l'artefatto dello scavenging. Ok, non so che cosa sia. Ma qui c'è una mini sfida.
Questo parkour è molto più difficile del solito, ma io ce l'ho fatta perché sono troppo forte. Calmi. Oh mio Dio, cosa ho fatto? E devo trovare una porta, una chiave extra, ma a questo punto mi sa che la chiave extra si sblocca solo con il coso in coop. Quindi non ha nemmeno molto senso andarla a reclutare Magic Kaito per fare questa cacata. Potrei finire la mappa in questo episodio e non ne ho idea perché non lo saprò fino a che non l'avrò finita. Fast Travel, eccolo qua. Eccolo! Allora, piazziamo l'artefatti. Piazziamo l'artefatto dello scavenging. Inserito, ok, brilla, perfetto. Piazziamo l'artefatto dell'agilità, che tra l'altro è il primo, se non sbaglio, che abbiamo preso. Piazziamo l'artefatto del Wisdom. Ed eccolo lì. E piazziamo l'artefatto delle abilità. Eccolo. E si è aperta la porta. Si è aperta la porta. Vediamo che cosa c'è. Ci sarà una boss battle finale, immagino, ragazzi. Prepariamoci perché potrebbero volerci anche. Oh, cosa? Cosa? Are you sure about that? Ma cosa? Una stanza piena d'oro? E c'è una cassa trappola, ragazzi. C'è una cassa trappola. Pronti ad aprirla? Uscirà un Wither incredibile? No, però ci ho teletrasportato. Aiuto. Un mese dopo che John trovò il tesoro nascosto, un elicottero venne a cercarlo. Dopo John è morto di fame e altri che hanno. Thanks for playing! Abbiamo finito! È finita così la mappa. È finita così la mappa. Finale. Vabbè, un po' deludente però. Mi aspettavo qualcosa di più. Non è durato niente questo video, ragazzi. Capite dov'è il problema? Ragazzi, nella stanza del tesoro finale che sono riuscito a ritornarci. Per questa mappa vi dico che è tutto, vi ringrazio per averla vista, il finale è stato un po' deludente, non me l'aspettavo così, pensavo ci fosse una boss battle, se devo essere sincero, e invece mi ha stupito e non c'era la boss battle, vabbè, sarà per la prossima mappa ragazzi. Comunque vi vorrei anche dire che a breve inizierà un nuovo Let's Play su un nuovo gioco. Ma non è uno di quei soliti giochi su PC o su console classici che vedete ormai da tutti, tipo. Non farò tipo giochi tipo, che ne so, che cazzo, non lo so, tipo The Last of Us che per console per PC, The Alien Isolation, questa roba qui, capite? Non voglio fare questi giochi qui come The Amnesia, The Room, come ho fatto in passato, ma porterò un gioco su una console che ho io a casa, ma registrerò dal telefono su un emulatore e porterò questo gioco che è del Nintendo DS e questo gioco era del 2010, vi dirò di più. Quindi aspettatevi un let's play su un emulatore del Nintendo DS. E spero vi piaccia il let's play che porterò. E niente, vi direi che per questa mappa è tutto. Noi ci vediamo alla prossima mappa. Lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e ciao a tutti!